Navigare con patente nautica falsa. Cosa si rischia? Dai, scopriamolo insieme in questo video. Ok, let's go! Ciao, sono il capitano Joseph Cracchiolo della Scuola Nautica Navigando, ma oggi vi parlo da giurista quale sono. Molti di voi mi hanno chiesto cosa si rischia a circolare con patente nautica falsa. Ve lo dico subito, non pensateci nemmeno. I guai sono enormi e soprattutto non vanno più via. Dunque, chi viene beccato con una patente nautica contraffatta, insomma falsa, oltre a rischiare fino a 4 anni di carcere per il reato di falsità materiale commessa dal privato, prevista dall'articolo 482 del codice penale, riceve una multa salatissima e l'eventuale sequestro dell'imbarcazione. E se ha concorso con il pubblico ufficiale alla formazione dell'atto falso, la pena aumenta fino a 6 anni di reclusione. Ma non finisce qui. Come ben sapete, per conseguire la patente nautica occorrono anche i requisiti morali previsti dall'articolo 37 e tutti coloro che vengono condannati a una pena superiore a 3 anni se la possono dimenticare per tanto tempo, come nel caso di chi guida con patente nautica falsa. Ragazzi, non abbandonatevi a queste inutili debolezze che poi vi trascinano in un mare di guai con processi, avvocati e tantissimi soldi da spendere. Se proprio non avete tempo o voglia di studiare, iniziate con la patente nautica D1, che è più facile e veloce. Poi potete sempre passare alla categoria A con un esame integrativo. Se vuoi saperne di più, contattaci per una consulenza gratuita e non dimenticare di seguirci sui nostri canali social TikTok, Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornato. Hey.